scrivere della zona che teniamo, noi teniamo però dati da tutte le informazioni di questi incontri. I cittadini fermatari chiedono quindi di essere aggiornati sull'avanzamento delle reti ciclabili in zona, che ci sembra di nuovo relegata a interventi di sporto a fronte di specifiche situazioni, evidenziando così una gradente progettualità complessiva. Evidenziamo anche ritardi incomprensibili in attività della stabilità. Nel mio titolo di esempio in Consiglio di Zona abbiamo condiviso con un progetto pilota con una sostenibilità economica importante rispetto alle altre proposte la striscia di cabine del centrale Marcettina di Arenzano, che era attualmente in essere. Per rimanere nel contesto della nostra zona, la petizione è partita, la raccolta è partita parecchio tempo fa. Di questo progetto che doveva essere coperto dal 2000, noi non si è saputo più nulla, sta in fase di realizzazione in questo momento. Per una corretta informazione ai cittadini, perché quanto comunicato in assessorato non avrebbe mai conoscenza solo di consiglieri coinvolti, i firmatari richiedono che almeno mentalmente la Commissione Territorio inserisca all'ordine del giorno l'informazione sullo stato del progetto di piano urbano della mobilità sostenibile. In questo siamo stati sollecitati anche dall'avvio previsto il 3 luglio prossimo alla Sala Alessi di Palazzo Marino del percorso di elaborazione e condivisione del piano urbano della mobilità sostenibile di Milano, programmato dall'assessore Marano, dove il Consiglio di Zona sarà chiamato a partecipare e di cui si risulta essere ancora in elaborazione del programma dettagliato della giornata. All'assessore abbiamo avviato una comunicazione mail, di cui dovreste avere anche ricevuto copia, dove ribadiamo la qualità e la fattibilità delle proposte indicate nel piano urbano della mobilità di Zona, al fine che si tenga nella debita considerazione il lavoro svolto da questa istituzione, dai cittadini e dalle associazioni. Questo è il testo della comunicazione che abbiamo dato a Marà. Gentile Assessore Marà, riceviamo la comunicazione dell'incontro del 3 luglio in Sala Alessi per l'elaborazione e la condivisione del piano urbano della mobilità. Vogliamo ribadire che il Consiglio di Zona 9, in data 8 novembre 2012, ha approvato la parte del piano urbano della mobilità sostenibile riguardante la ciclabilità. Evidentemente l'elaborato del Consiglio di Zona ha basi tecnicamente solide e ampiamente condivise. L'elaborazione è stata verificata nella sua fattibilità, coerenza, definizione delle priorità. Tutta l'attività ha visto il coinvolgimento dell'associazione territoriale e della cittadinanza. Le associazioni che hanno contribuito alla stesura del progetto sono certe che il progetto condiviso dal Consiglio di Zona sarà quello utilizzato come base dell'elaborazione del piano urbano della mobilità sostenibile di Milano per la nostra zona. Questo darebbe senso a un processo partecipato che, partendo dalla cittadinanza, ha trovato una condivisione con il Consiglio di Zona che rappresenta l'amministrazione sul territorio. Grazie a tutti. Grazie, se c'è un altro documento, così lo leggiamo alla richiesta di intervento. Va bene. Ho ripreso. Sì, sì, sì. Allora, la documentazione, per dare la parola al consigliere Abbiati. Ho ripreso, era scappato. Una informazione per opportuna conoscenza. Il settore bonifiche informa che per impegni di Arpa Lombardia si è posticipato al 25 di luglio presso il settore bonifica la conferenza dei servizi che precedentemente era stata votata per due.